12-13 anni, nel senso che 12-13 anni fa venne a fare un dibattito sul discorso del lavoro sommerso, per lo meno, e ritorno appunto anche in una provincia dove ha vissuto, vive, Severino Proserpio, visto le borse, no? Di Ornella, per lui che se ne sega. Allora, io penso che partirei proprio dalle parole che caratterizzano il vostro complesso, che sono fragilità, disagio, solitudine, il valore dell'inclusione, quale ruolo per i servizi. Cioè, volevo capire, chiedo appunto alla segreteria, se quando avete pensato a queste parole avete in mente il decreto Salvini. Nel senso che mi sembra che questo rappresenti in qualche modo come dire, un elemento di tenuta rispetto a quelli che sono invece gli elementi sui quali il decreto Salvini interviene. Faccio solo un inciso, il decreto Salvini è il decreto legge 113 del 2018. Non a caso probabilmente, ma non lo so, è sta di fatto quello che è il numero 113 del 2018, non è il 112 né il 12. No, sta di fatto che comunque questi elementi, la casualità, questi elementi appunto di attenzione, queste parole su cui voi focalizzate la vostra attenzione sono assolutamente molto importanti. Perché quando parliamo di decreto Salvini, inevitabilmente dobbiamo parlare di accoglienza, di diritto d'asilo e dei diritti di chi arriva in Italia per chiedere protezione perché proviene da situazioni di persecuzioni, da contesti in cui rischia di subire un danno grave, vuol dire torture, vuol dire morte, e condanna a morte, situazioni appunto di violenza generalizzata e via dicendo. Quindi si tratta di persone che poi intraprendono un viaggio nei loro paesi, in modo particolare dall'Africa subsahariana, anche dall'Oriente. Questo viaggio è caratterizzato appunto da tutta una serie di difficoltà, non è un viaggio in aereo con il biglietto, ma sono tragitti, percorsi migratori che prevedono tutta una serie di cose assai traumatizzanti, tra cui anche la riduzione in schiavitù, la compravendita dei corpi, delle persone, l'abbiamo visto, no? Nelle testimonianze, nei video che sono stati diffusi, e quindi c'è la traversata del Mediterraneo, che non è una passeggiata, no? Ti dico soltanto questo dato velocissimo: dal solo nel 2018, dal 1 gennaio 2018 a qualche giorno fa, i morti erano 1700, sono stati stimati 1720. Dal famoso 3 ottobre del 2013 ad oggi, i morti nel Mediterraneo sono stati più di 17.000. C'è un morto ogni 10 persone che partono. Quindi ci troviamo di fronte a situazioni veramente molto traumatizzanti, no? Chi vi dice io ho fatto un viaggio, non ho avuto problemi, vi dicendo, vi dice questo per nascondere invece una situazione appunto di grave trauma. E quindi quando parliamo di persone traumatizzate, molte volte parliamo vittime di tratta, perché anche c'è tutta la questione legata appunto anche alla tratta, parliamo di fragilità, parliamo di disagio, parliamo di solitudine, e quindi il ruolo dei servizi, parafraso appunto le vostre parole, è fondamentale. E da questo punto di vista, e quindi il ruolo dei servizi nell'ottica dell'inclusione sociale, no? Perché se non c'è un ruolo, se non c'è comunque un soggetto che promuove l'inclusione, che possono e devono essere, secondo me, i servizi, l'inclusione difficilmente si realizza. Questo chiaramente chiama in causa anche questa categoria. Parliamo appunto di funzione pubblica, parliamo di cooperative sociali e via dicendo, parliamo di amministrazione, di enti locali, che fanno e non fanno. Però questo lo vediamo noi. Perché il decreto Salvini si pone in antitesi rispetto alle vostre parole? Perché uno interviene con urgenza, no? Affrontando una materia molto delicata, che è quella del diritto d'asilo in Italia. E che cosa fa? Fa questo tipo di ragionamento. Siccome in Italia, negli ultimi tempi, si è riconosciuto un numero consistente di persone la protezione umanitaria, che è una forma di protezione residuale che non viene riconosciuta a quelle persone che non hanno diritto all'asilo politico o alla protezione sussidiaria, ma che hanno la necessità di essere protette, siccome queste persone sono state riconosciute in un numero elevato, no?
dobbiamo eliminarlo. Questo istituto va eliminato, infatti il diritto si elimina. Teniamo presente che su 100 domande presentate, 42 hanno un esito positivo, di questo 42, 7 hanno come esito l'asilo politico, 15 la protezione sussidiaria, il 25-28% era la protezione umanitaria. Tagliando chiaramente quella forma di protezione, è evidente appunto che le persone che in Italia riescono a ottenere una forma di protezione calano in modo impressionante. Ci sono tutte le questioni di legittimità dal punto di vista costituzionale, dal punto di vista degli accordi internazionali, dal punto di vista dei diritti, del diritto comunitario e via dicendo, che potrebbero mettere in discussione questa scelta. Salvini è andato in giro a dire, lui e anche altri, scusatemi se mi espongo così, ma non posso fare diversamente, è andato in giro a dire che negli altri paesi europei la protezione umanitaria non esiste, non è vero. Su 28 paesi dell'Unione Europea, 20 hanno l'istituto del permesso di soggiorno di protezione umanitaria e hanno percentuali di riconoscimento sostanzialmente in linea con quelle italiane. Quindi non esiste nessuna emergenza, non esiste nessun falso profilo. Parliamo di persone, per quanto riguarda in modo particolare la protezione umanitaria, di persone che hanno comunque diritto a una forma di protezione. Parliamo anche di vittime di tratta, ritorno su questa cosa qua, perché parliamo di qualcosa di molto 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 pesante. Primo elemento. Secondo elemento, il valore dell'inclusione con il valore dei servizi. Il ragionamento che fa il decreto Salvini è questo: l'accoglienza di qualità, l'accoglienza di qualità che è il trampolino di lancio per l'inclusione all'interno dei contesti sociali di approdo, in Italia è rappresentato appunto dallo SPRA, che è il servizio di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. È un servizio che è stato introdotto nel 2002 dalla legge Bossi-Fini. Ok? Oggi quel servizio viene sostanzialmente snaturato e si dice dentro quelle strutture di accoglienza entrano soltanto chi ha la protezione, chi ha l'asilo politico e chi ha la protezione sussidiaria. I richiedenti protezione internazionale non entrano. Stanno dentro i centri di accoglienza straordinari, i famosi CAS. Io so che a Como ho fatto le indagini, poi smentitemi, non c'è uno SPRA. Non c'è uno SPRA. E questo dice, perché quando si parla di SPRA si parla appunto di enti locali, no? Enti locali vuol dire programmazione sociale, vuol dire tutta una serie di cose. Perché è l'ente locale che fa la richiesta, poi c'è l'ente attuatore che può essere la cooperativa X, Y e via dicendo, ma può essere anche direttamente l'ente locale. Mi risulta appunto che Como non ha, perché io ho fatto una ricerca. Ho trovato nessun posto sparato. Probabilmente mi sono spiegato, ci sono tutta una serie di questioni, di problematiche aperte, per cui si è arrivato a questo. Me lo auguro, me lo voglio augurare, sinceramente, però a pensare male certe volte ci si azzecca. Allora, fuori dall'accoglienza di qualità i richiedenti protezione internazionale. Oggi abbiamo in accoglienza CAS 155.000 persone. 155.000 persone a livello nazionale, 21.000 a livello lombardo, non so poco, non so, un centinaio mi sembra di aver trovato qualche dato in giro. CAS in provincia circa 1.700, okay. In città circa 800-850. Perfetto.